nuova una tweet, nuovo argomento insieme. Indoviniamo di cosa si tratta. Mattoni. No. Muro. No. Blu, giallo. No, stop. Scomposizioni. Sigla. Vedete il nostro muro? È come questo polinomio. Le sue parti sono tutte mescolate insieme e non riusciamo a riconoscere i singoli pezzi che lo costituiscono. Proviamo a separarli. Adesso è chiaro che il nostro muro è costituito da 5 mattoni blu, 2 gialli e un mattone rosso. Proviamo a scomporre il nostro polinomio e osserviamolo un attimo in dettaglio. In entrambi i termini compare qualcosa di comune, x alla quinta e y alla seconda. Come i nostri mattoni, i termini risultano inizialmente mescolati. Possiamo separarli mettendo in evidenza i fattori comuni con un raccoglimento totale. Scomporre un polinomio quindi significa utilizzare dei metodi matematici come il raccoglimento totale, il riconoscimento della somma per differenza o il riconoscimento del quadrato del binomio per separarne le parti che lo costituiscono e quindi rendere più semplice un calcolo successivo o la sua gestione. È possibile verificare che il polinomio ottenuto dalla scomposizione sia equivalente a quello di partenza. In questo caso basta una semplice moltiplicazione. In generale basterà svolgere nuovamente le operazioni ottenute con la scomposizione. Bene, ora che avete capito un po' meglio l'idea almeno di una scomposizione, in classe vedrete con l'insegnante come si eseguono queste scomposizioni, ok? Beh, qui è tutto a posto, vado a prendere i pezzi che mancano. Li ho trovati io, Fede! Buone scomposizioni! Al prossimo Matweet!